Dopo il blitz all'alba dei carabinieri, la conferenza stampa nel pomeriggio in municipio degli amministratori con accanto i legali difensori. L'operazione di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri e ordinata dalla procura è relativa alla tensostruttura modulare noleggiata e poi acquistata dal comune per ospitare le scuole in attesa della messa in sicurezza del vecchio edificio. L'indagine del 2018 viene prorogata a settembre. Le perquisizioni domiciliari e nella casa comunale, dichiarano il sindaco Emanuele Aufiero e il fratello, ex sindaco, oggi presidente del consiglio Antonio Aufiero, hanno dato esito negativo. Fiducia nella magistratura testa alta perché siamo estranei ad ogni addebito. Certo, le modalità con cui è stata eseguita l'operazione lasciano anche amarezza. Queste le loro parole. Si è preceduto all'acquisizione documentale di tutta la documentazione che già, voglio dire, era già in possesso in larga parte dell'autorità giudiziaria, ma anche della commissione di accesso, che tra parentesi voglio ribadire anche questa separazione, non ha nulla a che vedere con quello che è successo stamattina. E quindi poi si è proceduto a questo e le operazioni sono finite da poco, e quindi voglio dire, è stata una giornata pesante che però, al di là dell'amarezza che credo sia normale, ci restituisce tanta serenità sostanzialmente. Sindaco, un'azione di polizia giudiziaria con perquisizioni che segna però anche dal punto di vista personale e familiare. Sicuramente sì, nel modo più assoluto, io l'ho ribadito. È una situazione che ti destabilizza te, destabilizza le persone che ti stanno accanto, destabilizzi i propri familiari, destabilizzi i propri figli. Le ripeto, cioè, ci sono dei nostri, alcuni indagati, insomma, che hanno dei bimbi piccoli e che hanno dovuto assistere a quello che è successo stamattina, quindi è inevitabile che sia così. In conferenza stampa ha detto a testa alta, fiducia nelle indagini, ma sbaglia chi vuole farci piegare la testa. Il riferimento era alle minoranze. Assolutamente sì, noi abbiamo, insomma, dopo tanti anni di amministrazione, sono ancora e lo sarò sempre fiducioso nella magistratura, sono fiducioso negli organi inquirenti, nel lavoro che svolgono con oculatezza, con attenzione e voglio dire, e con tanta precisione. Sicuramente la minoranza consiliare è da tantissimi anni che svolge questa attività ostruzionistica nel preciso intento di appunto, far piegare l'attività oppure far rallentare l'attività di programmazione dell'amministrazione. Non riuscirà in questo intento, anche perché tutto ciò che è stato fatto nelle passate amministrazioni, le scorse amministrazioni, e quello che si sta facendo nell'amministrazione attuale è realizzato nel rispetto, come dicevo in conferenza stampa, nel rispetto dei principi di trasparenza, nel rispetto dei principi di eticità, di etica morale ed anche, voglio dire, nel rispetto dell'opinione pubblica e dei cittadini.